Eccolo. Gianmarco Tognazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora, si torna in TV su Rai 1, sì, con la fiction dedicata a Luisa Spagnoli, e difatti si chiama Luisa Spagnoli. Beh. Senti, ancora un personaggio, boh, non lo so, all'inizio antipaticissimo. Un conte. Un conte, un conte decaduto o comunque in fase di decadenza, che è nobile per, diciamo, di fatto, ma non certamente d'animo. È un uomo che in quel periodo storico, nell'ascesa anche professionale di una donna come Luisa Spagnoli, avendo evidentemente lui invece una fase di decadenza, non può sopportare. Probabilmente c'è anche dietro una sorta di infatuazione non corrisposta che lo porta ad avere una serie di livori, e quindi, insomma, chi non è nobile d'animo riesce a dare il peggio di se stesso. Sì, che poi lui fa proprio una distinzione, glielo dice proprio chiaramente, no? In faccia alla Spagnoli, insomma, io scendo per venire da te, giusto? Mentre poi le risalgo per tornare a Palazzo. Per tornare a Palazzo. È anche questo un modo, è stato per tanti anni un modo per conquistare, una parola anche troppo gentile, no? Per sottomettere le donne, finalmente, insomma. Beh sì, poi basta. Voglio dire, mi sembra che Luisa Spagnoli sia proprio l'emblema di una donna che già in quei tempi è una donna emancipata e che arriva, come dire, a imporre le sue capacità e le sue intuizioni, diventando una leader dell'imprenditoria in due settori completamente diversi, quindi è in un arco di una vita abbastanza breve poi, quindi stiamo parlando di un'eccellenza, di una donna di altissimo spessore. Comunque, quello del conte è un personaggio molto particolare. Sì, io l'ho ridicolizzato. Quasi una macchietta. Cioè, a parte che in linea di massima, vabbè, non mi far dire cose generiche, però insomma. Di. Ma no, in generale, come dire, l'idea del. Del conte, a me in famiglia mi fa venire in mente un certo tipo di conti, no? Questo non aveva il dono della simpatia, ho cercato di ridicolizzare il più possibile quello che erano i suoi pensieri, che sinceramente ritengo ridicoli, certo, per come li espone, quindi la cosa migliore era prenderlo in giro. Comunque una caratteristica, cioè proprio ecco, come dicevo prima, una macchietta, insomma, che ti è riuscita benissimo, perché l'ho voluto rendere ridicolo, anche perché, insomma, per trovare una variante all'ennesimo personaggio non simpatico e negativo, ho voluto usare la chiave in questo modo di ridicolizzarlo agli occhi degli altri, cosa che invece sicuramente lui non si rende conto di essere ridicolo con se stesso, ma lo deve essere invece alla vista degli altri per i suoi pensieri e per le sue azioni. Contemporaneamente o dopo Luisa Spagnoli, cosa fai? Cosa fa Gianmarco Tognazzi? Progetti, programmi? Beh, intanto mi occupo del vino. Sì, abbiamo letto. Che è una cosa che mi prende, diciamo, molto tempo. Beh, insomma, sì, perché siamo diventati un'azienda che ha ormai un certo tipo di feedback e che si sta reinventando completamente nel mio percorso, da dove sono partito, così, insomma, di omaggio e di tradizione che mi è stata lasciata, per poi inventare una nuova realtà, come è giusto che sia. Da Papa Ugo, insomma, no? Beh, perché si parte da lì, perché io vivo lì e quella è la storia da cui sono partito, però poi è chiaro che un'azienda non può rimanere soltanto legata a quello che è il passato, ma deve trovare, certo, una nuova identità. Come una quella nuova di Luisa Spagnoli. Beh sì, direi che sono due, magari arrivare a un decimo del successo imprenditoriale di Luisa Spagnoli. Invece artisticamente? Invece artisticamente aspettiamo di avere notizie di vario genere. E quindi ci rincontreremo presto. Speriamo. Grazie. Grazie a te.